Eccoci, siamo live, siamo in diretta. Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e che ci vedranno anche in registrazione. Io non voglio perdere tempo perché abbiamo un parterre de rois oggi, caro Danilo Iervolino, che siamo riusciti anche con la presa ferri a mettere insieme. Ti prego subito di introdurre il tema e poi dopo ci penserò io a fare qualche domanda, spero opportuna. Grazie Nicola, un saluto innanzitutto agli ospiti, al professore Mattarella, al presidente del Brocco, al direttore scientifico, professore Francesco Fibmanò. Oggi avremo un focus che è il binomio tra l'industria cinematografica e logicamente lo studio, l'università. Cinema italiano storicamente, fin dai tempi dei fratelli Lumière, ha espresso sicuramente dei grandissimi prodotti. Una delle industrie più negli anni 20 di maggiore successo, ricordiamo i Colossal, Quo Vadis, Marco Antonio, La caduta di Troia, il periodo poi futurista con Balla, Marinetti, la nascita di Cinecittà e poi gli anni ancora 60 di Antonioli, Fellini, Visconti, Pasolini, Bertolucci, ricordiamo grandi attori. De Sica, Mastroianni, Sofia Loren e poi il cinema comico con l'evoluzione degli anni 80 da Paolo Villaggio, Pozzetto, fino alla fine degli anni 80, inizio 90 con un periodo di crisi. Il nuovo millennio riparte con grande smalto con Nanni Moretti, Bellocchio, Pippo Avati, Paolo Sorrentino, ricordando dei grandi premi, nonché l'Oscar della grande bellezza. Tutto questo è un fil rouge con le competenze e noi con l'Universitas Mercatorum abbiamo quest'anno un corso di laurea proprio che ripercorre a tutto tondo le competenze del mondo e dell'industria cinematografica, perché per essere un grande regista, un grande attore, per essere un grande produttore c'è una necessità di acquisire delle competenze precipue specifiche del settore. E noi lo abbiamo fatto ibridando a nostro modo una formazione che è quella telematica, logicamente quindi adatta ai giovani con i nuovi strumenti propri della rivoluzione digitale, ma anche attraverso logicamente l'ibridazione e la contaminazione proprio con il mondo dell'industria cinematografica. Lo vogliamo fare con un percorso triennale, lo dicevo. Quindi non solo adatta ai giovani, ma anche e soprattutto adatta ai lavoratori, perché una delle cose fondamentali per cui l'università sta cambiando pelle è il fatto che non è solo per i ragazzi in età scolare, ma anche e soprattutto per tutti coloro che vogliono reskillare, cioè vogliono convertire le proprie competenze, perché il grande successo di questa industria passa proprio da una grande preparazione. Oggi per diventare attore, per avere quindi un linguaggio prossemico adatto appunto al piccolo schermo, o anziché per fare teatro, anziché per fare regista, e da qui si aprono il mondo dell'industria anche dei produttori, c'è bisogno di una competizione globale. E noi, a nostro modo, ora lo diremo anche con la presentazione, sicuramente il direttore scientifico, il professore Fermanò, declinerà il corso di studio, che è un po' unico in Italia, e saremo presenti, concludo questa mia prima presentazione, saremo presenti a tutti i festival italiani, perché noi vogliamo portare anche i nostri studenti direttamente a contatto con questo mondo. La prima tappa ci vede coinvolti al Cinema di Venezia, a inizio settembre, continueremo con Cannes, saremo presenti al Festival del Cinema Hollywood a Capri e poi ci sarà l'Ischia Global Festival. Quindi vogliamo creare un meticciamento tra un percorso di studi teorico fruibile attraverso il web, ma anche dei contatti fisici proprio con questo mondo che è ancora un mondo straordinario. Bene, prima di andare a sentire gli ospiti, diciamo per così dire esterni, anche se fino a un certo punto perché sono docenti dell'università, professore Fibano, mi faccia capire quello che ci ha annunciato Iervolino, cioè qual è questo percorso di studio e poi le faccio però subito una domanda, mi faccia capire, lo dico col me romano come Verdone che ha citato Iervolino, mi faccia capire come si possa un'età un po' più avanzata, comunque, conquistare competenze in un settore che io invece immaginavo fosse una di quelle robe che tu devi averlo da bambino, preso e digerito. Prego, professore.
Dottore, allora, in realtà secondo me bisogna partire dal chiarire un equivoco di fondo. Quando si parla di grandezza o declinismo del cinema italiano, in realtà si guarda al profilo più diretto, cioè quello che riguarda il prodotto finale, gli attori, i registi, gli sceneggiatori. Per me questo non è mai andato in crisi, nel senso che il tema grosso, ed è da cui parte questa nostra avventura, in cui credo moltissimo, in realtà è l'industria cinematografica. Io credo che nessuno lo approcci bene, non voglio avere retropensieri, però è strano che nessuno noti qual è il problema del cinema italiano, che è tutt'altro che di registi, di attori, di sceneggiatori e di quant'altro. Cioè, partiamo da un presupposto: il lungometraggio, che è il nonno del cinema, è stato inventato in Italia industrialmente. Lei sa chi ha prodotto industrialmente tutto quello che i fratelli Lumière hanno fatto? L'hanno prodotto i fratelli Calcina, che sono degli italiani, dal punto di vista industriale. Cioè, il grande problema del cinema italiano, e si cerca di coprirlo e si cerca di ragionare su altro, e mi spiace dirlo, è una scarsa professionalità del settore da un punto di vista della costruzione del prodotto. Si dice sempre: noi non abbiamo retto la concorrenza di Hollywood. Ma io le faccio una domanda. C'era una volta in America, che per me, io sono grande appassionato di cinema, favoloso, e per me il grande film della storia del cinema mondiale, cinema, un film completamente italiano, così italiano che deve sapere che la versione long in America, che sono un po' grezzi, mi scusi l'espressione, dovettero tagliarla, perché in America i film di più di 2 ore non vanno da un punto di vista operativo, e l'opera magna c'è stata all'inizio solo in Italia, l'avrà vista oggi nella versione addirittura riallungata con gli spezzoni. Ora, certo, non si può parlare di cinema italiano in crisi con Sergio Leone, in realtà, voglio dire, oppure oggi con calibri come Sorrentino e così via, come vincitori di Oscar, sempre nel prodotto altrui. Allora andiamo al nostro corso, e lei mi chiede, prendo da lontano per arrivare all'obiettivo. In realtà, per formare gli industriali di un segmento si formano, e si formano anche da adulti, certo che si formano anche da adulti. Guardi, io non credo che il problema italiano sia questo assistenzialismo al cinema, l'assistenzialismo inutile c'è in tutti i settori, le 488, le 219, ma sappiamo bene che i grandi industriali i soldi li hanno presi come un di più. Bernardo, che fa questo di mestiere, sa che spesso le 488 a quelli che veramente facevano l'investimento arrivavano dopo 5-6 anni, quelli che invece facevano solo per prendere il finanziamento, e beh, sono le cattedrali del deserto. Così è il cinema. Il tema non è l'assistenzialismo a quel settore, è solo l'assistenzialismo. Noi abbiamo bisogno di industriali del settore, di imprenditori del settore, di tecnici del settore, che in realtà non soffre una crisi per mancanza di geni, e ne abbiamo tanti, ma le posso parlare anche di quelli più giovani. Io sono un grande appassionato. Guardi, le voglio fare un esempio. Io le anticipo che uno dei più grandi attori mondiali, non perché ha vinto la Coppa Volpi, dove noi eravamo presenti lo scorso anno, ma è Luca Marinelli, formidabile, credo che non abbia nulla a che vedere. Ma non lei so... lavora alla Corte dei Conti, è un uomo laureato, è fa direttore commerciale, ma che mi sta parlando, Francesco? Ma si ricordi che c'è una gouache napoletana dietro al coso? Io adoro, perché è una passione. Io ho capito perché Ierburino la apre, perché lei ha una passione pazzesca per il cinema, Francesco, se lo faccia dire o no? Ma sono molto più preparato di quello che pensa, eh. No, ma guardi che l'ho già capito, ma non volevo interromperlo. Però... le voglio dire una cosa, potrei raccontarle la storia di Midnight Express, altro filmone straordinario, che è fatto da un giovanissimo Oliver Stone, aveva 18 anni, ma se la va a vedere, ci sono gli attori della commedia all'italiana, il protagonista è Brad Davis, in Italia si chiama Fuga di Mezzanotte, in realtà
il regista è Alan Parker, vada a vedere chi sono gli attori in quel film. In realtà attori che in Italia facevano le commedie di serie B, attori straordinari. Pazzesco, come tutto il Tarantino. Senta, però io ritorno da lei dopo, perché ho capito che un fiume in piena, una volta ci vediamo da soli invece, che mi spiega qualche cosa di che non mi è chiaro. No, Paolo Del Brocco lo voglio subito salutare, poi arrivo ovviamente professore Mattarella, perché Paolo Del Brocco è stato uno dei manager che più mi ricordo della mia esperienza in Rai. Sono stato 3 anni in Rai e Paolo Del Brocco era considerato una specie di mito. Lui e un'altra signora che purtroppo in questo momento la Rai è riuscita con intelligenza a farsi scippare. Lui è un'altra grande manager pubblica che si è fatta scippare. Però Paolo Del Brocco era il cinema, lo dico anche se, perché oggi sono in quella fase contrattuale per cui non c'è ancora il contratto con Mediaset, non me l'hanno ancora rinnovato, quindi Paolo sono libero. Sono libero, non perché posso dire quello che mi pare. Prendiamo noi, libero. Dottore, in realtà lei ci fa triplicare. No, come tutte le partite IVA scadono i contratti. Però Paolo, il punto sostanziale lo dico seriamente, siccome so che tu sei veramente un punto di riferimento per il cinema e anche tu hai una formazione industriale, nel senso che conosci il mercato, ma conosci anche i numeri, perché sei un manager a tutto tondo. Ti voglio chiedere, per tornare un po' anche sull'attualità, come queste nuove professionalità, questa forza del cinema italiano, questa industria importantissima, cosa rischia o se cambia alla luce di quello che è successo? Perché oggi il Covid ha cambiato per tutti quanti, non abbiamo evocato, io sono grato a tutti voi di far finta che non ci sia, perché io sono un ottimista. Però Paolo, dacci un'idea di che cosa sta cambiando. Ma allora, intanto buongiorno, grazie per avermi invitato, mi ha fatto molto piacere sentire il professor Filmanoppe, anzi a questo punto la vorrei invitare a Rai Cinema, così parliamo di cinema e sarebbe un grande piacere, veramente. Non sono molti che hanno questo tipo di passione, questo tipo di approfondimento, se naturalmente si occupano di altre cose nella vita, e quindi avere un punto di vista esterno per noi, per me che dirigo la società che è il più importante produttore di cinema in Italia, insomma, sarebbe un grande piacere. Ma prima due cose, io sono molto d'accordo col professor Fianò, perché in realtà sono d'accordissimo il fatto che non esiste la crisi del cinema, a mio avviso. La crisi del cinema c'è stata forse negli anni 80, anni 90. In realtà l'Italia ha talento da vendere, ha talento in tutti i campi. E come ha detto una volta un grande regista, che Marco Tullio Giordana, disse: il talento in Italia non manca mai, serve l'architettura economica per far sì che questo talento si possa sviluppare, si possa allevare, si possa coltivare. Ecco, e su questo, diciamo, mi trovo molto in sintonia. Non credo che oggi il cinema, rispetto a un po' di anni fa, sia un settore assistito. Credo che l'assistenzialismo, anche grazie alle nuove norme, sia un pochino, diciamo, un po' passato, un po' non si aspetta solamente il finanziamento a fondo perduto del Ministero per fare un film. È vero, c'è stato questo problema, ma la nuova legge cinema sicuramente allontana questo tema. Naturalmente, e poi vado al punto che mi hai chiesto, Nicola, naturalmente è chiaro che il cinema è l'eccezione culturale, ma non solo in Italia, ma in Europa. Senza le televisioni, senza il finanziamento pubblico, il cinema non esiste, banalmente. Perché? Perché semplicemente non è un investimento che può fare un privato con una ragionevole certezza di ritorno economico, quindi di copertura dell'investimento più un profitto. Questo perché è un mercato, che adesso non mi dilungo, se no andiamo troppo per le lunghe, però comunque è anche produzione culturale. Quindi è corretto che in Europa, dove differentemente dagli Stati Uniti, il cinema sia supportato da tutti gli strumenti dai quali è supportato. Dunque, intanto scusami Nicola, hai rischiato, poi te lo spiego in altra sede, che comunque di tornare alla Rai, però te lo spiego in un altro momento, non qui. Cosa succede? Succede che il cinema e l'audiovisivo sono sicuramente parti fondamentali dell'industria culturale, sono tra i settori più colpiti naturalmente dall'emergenza, i set sono fermi, le sale chiuse, centinaia di aziende, oltre 60.000 lavoratori per le sole attività
dirette della produzione. Prego. Posso chiederti, scusami, perché questa è una cosa che è importante, ci sono migliaia di persone che ci vedono. Mi spieghi una cosa, il film, il cinema, le produzioni di cui tu sei, voglio dire, il più importante attore italiano, possono vivere senza sale, possono vivere solo con le TV, con le antenne? Allora, qui c'è un tema sia economico che culturale. Io ti parlo dal tema più di produzione culturale. Il cinema senza sala non esiste. Se vuoi possiamo approfondire più tardi il tema rispetto al rapporto con le piattaforme. Il cinema è fatto per la sala, è un patto proprio tra il lettore e il libro, no? In quanto al film e il pubblico e l'utente. È un patto per il quale le persone vanno al cinema e stanno per 2 ore in un ambiente sospeso e protetto, si dimenticano quasi della loro vita, si immergono in una storia, vivono delle emozioni. E questo è un tipo di fruizione che può essere svolta solo in sala, non esiste un altro modo di fruire il cinema che ti comporti questo aspetto. Quindi la sala è centrale, rimane centrale, si è tante volte parlato della morte della sala anche in questo periodo per motivi chiaramente diversi, ma io penso che il cinema senza sala perderebbe il suo linguaggio e si andrebbe verso un linguaggio più standardizzato, sovranazionale, meno identitario. Ok, e invece continua pure sullo scenario, prenditi un altro minuto per lo scenario che stai facendo. Lo scenario è questo, dicevo, centinaia di società, più di 60.000 lavoratori solo per le sole attività dirette della produzione, oltre 170.000 lavoratori nell'indotto, compreso l'indotto di primo livello, 1.300 strutture, quasi 4.000 schermi chiusi, un comparto che nella sua interezza è in grado di sviluppare un significativo moltiplicatore economico. Ogni euro investito nel cinema ne genera almeno altri 4. Il cinema è anche economia, e quindi non si può fare riferimento al film solo come elemento culturale, ma crea industria, occupazione, creazione di reddito, fiscalità. Questo è il punto centrale, e questo, cogliendo un po' lo spunto del posto del film, dico che è vero, è anche un lavoro gestionale, manageriale, industriale. E sono anche d'accordo che questo aspetto, non tanto la parte talento, non tanto la parte appunto editoriale, ma questo aspetto sicuramente ha bisogno di una formazione più puntuale. Questa sarà la mia seconda domanda, Paolo, te la faccio, voglio sentire il professor Mattarella, però questa preparati, perché questo è il secondo tema che ti voglio chiedere molto concretamente a te, anche per la tua esperienza RAI, che devo dire, tu sei un laureato in economia, in cosa sei laureato, Paolo? In economia. Sì. Vieni da una... Allora, professor Mattarella, allora io feci tante polemiche su quello che Fimanò ha subito beccato e mi ha dato una batosta sull'assistenzialismo, quindi io mi staccio perché con Fimanò perdo sempre. Però le dico, e con Paolo De Brocco io ricordo bene invece la grande riforma che è stata fatta del cinema, che vuol dire una defiscalizzazione, non l'assistenzialismo, e la possibilità di avere un atteggiamento un po' più macroeconomico invece che di singolo atteggiamento, come possiamo dire, appunto assistenziale. Però a lei voglio chiedere una cosa diversa, voglio chiedere la finanza in senso buono, i finanziamenti, la capacità di andare a raccogliere sul mercato le risorse. Ecco, questo elemento qui come si incrocia con la modernità del cinema e con la modernità del lavoro che lei fa, insomma, di un'istituzione pubblica importantissima come la sua, professore? Allora, innanzitutto, sono assolutamente d'accordo con chi ha detto, prima il professor Fimanò e anche ribadito da Paolo De Brocco, che servono competenze per mettere a terra il prodotto, no? Piuttosto che la creatività. Sulla creatività non ci sono mai problemi. Un film è, che possiamo definirlo come una startup, dove c'è un founder che è un genio che spesso non sa neanche da che parte cominciare per poi mettere a terra un prodotto. Per cui uno schema di creazione di competenze che porti la creatività al prodotto è una cosa fondamentale, ancora di più nell'ambito di una struttura finanziaria assolutamente complessa come quella tipica della produzione audiovisiva, della produzione di un film, che si compone sicuramente di un investimento iniziale di debito, tax credit, agevolazioni, tutte da incastrare in un meccanismo di cash flow che è molto complesso, perché un
conto sono i cash flow che servono per fare che servono per le uscite, insomma, che servono per fare le riprese, poi bisogna fare il montaggio, poi bisogna fare il lancio. Negli Stati Uniti il rapporto tra quanto costa fare un film e quanto costa lanciare un film, il cosiddetto P&A, come dicono gli americani, è quasi di 1-1, se non vado errato. In Italia è decisamente di meno, si spende molto di meno per lanciare un film rispetto a farlo. La modernità sta nel riuscire, diciamo, tempo per tempo, situazione per situazione, a mettere a integrare tutte le fonti possibili, appunto equity, debito, tax credit, assistenza, fondi perduti, insomma tutte queste strutture, nonché anche forme di garanzia, ma di cui magari parliamo dopo, sì. Con diciamo, a metterli e integrarle tra loro per arrivare a gestire, a produrre in maniera economica ed efficiente l'oggetto, il prodotto da vendere, da mettere sul mercato. Con, secondo me, anche, poi invado anche un campo altrui, probabilmente, anche con la capacità di distinguere qual è il prodotto commerciale che finanzia, eventualmente anche il prodotto puramente culturale. Perché c'è chi paga, ci sono delle produzioni che hanno dei ritorni eccezionali e ci sono delle produzioni che hanno dei ritorni meno importanti da un punto di vista economico-finanziario, ma che sono una ricchezza culturale assolutamente da non perdere. E questo è un altro elemento fondamentale, un altro elemento, diciamo, che però, diciamo, è la parte alta, diciamo, dell'industria, della parte industriale, cioè saper riconoscere qual è il prodotto culturale da salvaguardare anche finanziandolo con i profitti della produzione più commerciale. Bene, anche lei la preparo subito perché voglio capire la questione delle garanzie, perché è il secondo tema a cui, di cui le parlerò nel proseguo. Senta, Iervolino, ti volevo chiedere, rispetto a questa conversazione che stiamo facendo, tu non pensi che poi alla fine l'industria, diciamo, del cinema, che ci ha raccontato Filmano, però lo voglio vedere dal tuo punto di vista, che l'hai professionalizzata con un corso, abbia sempre invece voluto avere un po' questa idea di essere rimasta artigianale? Per me è un complimento essere artigianali, però un po' come se le cose di cui stiamo parlando noi, le nuove professionalità, le garanzie, quando sentono Mattarella dicono ma come, ma questi non sono temi nostri, cioè non so se è anche e quando pensano al corso, sono più importanti i corsi di Cinecittà per recitare, di tutto quel back office che però rende possibile, non so se ti è chiara la mia domanda, professore. Chiarissimo Nicola, ti ringrazio. Tra le tante cose c'è stata come sempre un'invasione di campo, perché c'è il professore Filmano che sogna di fare l'attore, io che sogno di fare il giornalista, e questo è i tempi che cambiano, il grande miticciamento. È chiaro che l'attrazione verso la professione di attore, che dà il sogno, la passione, l'arte, l'emozione, la creatività, il genio, il talento, perché tutto questo rappresenta essere attore, ha una certa attrazione, un certo incentivo, mentre la parte più robusta, che apparentemente è meno attrattiva, ovvero quella dell'industria, quella dei produttori, quella degli esercenti, dei produttori di apparecchiature, quella che deve far girare l'efficientamento dell'allocazione ottimale dei soldi, deve preoccuparsi del conto economico, dello stato patrimoniale, ecco, tutto questo che rappresenta circa 4 miliardi di volume d'affari con 2.000 aziende, è evidente che è poco professionalizzato. Allora, ad oggi, questo mondo, che è fatto sicuramente da una parte dai protagonisti che sono gli attori, dall'altra anche dai produttori e quindi dagli imprenditori, dai manager e quant'altro, secondo me ha una necessità. Ora la butto lì, così in questo giro cercheremo anche di trovare qualche spunto maggiore. Ma esiste un conflitto generazionale in Italia? A me pare di sì, lo dico da giovane che si è dovuto fare spazio e tutto sgomitare nel campo imprenditoriale. Ci sono le giuste competenze? Si devono acquisire maggiori verticali?
Anche su questo io penso proprio di sì. E dall'altra parte bisogna trovare dei meccanismi e un ecosistema adatto per attrarre grandi investimenti, perché non facciamo finzioni e infingimenti, diciamo le cose come stanno. Cioè, c'è quel film di Sergio Leone fantastico che dice: quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, evidentemente quello con la pistola è già morto. Beh, se noi dobbiamo combattere a livello mondiale con, parlo degli Stati Uniti anziché con Bollywood, quello indiano, ma anziché quello anche europeo, tedesco e francese, con le armi spuntate, perché abbiamo pochissimi soldi da immettere in questa grande industria, evidentemente la partita è già persa. Da canto nostro l'impegno qual è, Nicola? L'impegno è quello di fornire un corso del tutto nuovo che possa dare sicuramente l'attrazione fatale verso quel mondo creativo che sviluppi il talento, che possa insegnare i linguaggi della comunicazione, che possa dare anche lo sprone ad avere prospettive in questo settore straordinarie. Dall'altra parte però c'è bisogno di uno studio, di avere dal punto di vista del diritto, dei contratti, dal punto di vista della formazione, del conto economico, una preparazione adatta per fronteggiare la competizione globale. Ma no, a lei adesso la palla su questo argomento, ma anche e soprattutto mi spieghi per favore se c'è una specificità della managerialità che voi state pensando di studiare per questo settore, cioè è un manager diverso rispetto a quello tipicamente formato dalle nostre università? Assolutamente sì, io direi che in realtà non c'è proprio in altre università, non voglio essere tranchant, anzi noi speriamo sempre negli imitatori, Prima facevo riferimento alla teoria schumpeteriana, lo sciame degli imitatori è cosa buona e giusta, l'imprenditore deve rilanciare all'infinito, questa è la storia dell'impresa. Ora però, in riferimento a questa figura, io devo agganciarmi a quello che diceva però il dottor Del Brocco, verso il quale ho una grandissima stima, però da appassionato, malato, voglio fare riferimento proprio al fatto che diceva lui delle sale, del rapporto col cinema. In realtà noi, io ho addirittura una sala personale, quindi di cosa parliamo? Lui ha perfettamente. Come c'è la sala personale? Sì. In realtà il dottore Del Brocco lo sa. In realtà voglio dire, dottore Del Brocco, mi permetta questo. Le voglio dire una cosa. Il tema io lo collego proprio all'università. Il discorso che lei ha fatto è come l'università in presenza rispetto alla telematica. Io sto usando ultimamente, perché mi chiedono perché il Covid ha determinato il più grande trasferimento della storia verso i vostri atenei, perché purtroppo hanno sbagliato la telematica, lo dico purtroppo perché in realtà noi siamo Netflix, dico, cioè per capire cos'è la formazione telematica dobbiamo capire che siamo Netflix, e io uso Netflix ed università da 20 anni, sono un appassionato di economia politica che compra lezioni dei premi Nobel su internet e se le sente, va bene? Ora, quello che dice lei è però una visione per noi appassionati, romantica, però le voglio dire, andiamo a casi concreti. Lei ha fatto riferimento oggi a Giordana, consiglio a tutti i 100 passi, in realtà la splendida interpretazione di Peppino Impastato da parte di Luigi Locascio. Però voglio dire una cosa, noi conosciamo La Casa di Carta, piccola produzione spagnola, peraltro che ha chiuso perché c'era Netflix. Netflix è la nuova imprenditoria del cinema. Io non voglio essere critico, la serie allunga il brodo, è bello, è brutto, il cinema è cinema. Se io sono in condizione di portare grandi talenti, grandi geni, e sfido a trovarne attori come il cosiddetto Berlino, no? Scoperto da Netflix, attore straordinario. Oppure la storia retrostante, lei sa che ci sono operazioni cinematografiche che hanno 3-4 modi di essere viste. La Casa di Carta può essere goduta dal, diciamo, uomo grezzo che vede il fatto avventuroso, da quello che in realtà ne vede dietro un percorso notevolissimo. Quella è l'idea nostra. Noi, diceva Iervolino, abbiamo bisogno di manager innanzitutto nella produzione. La produzione, attenzione, non è chi ci mette i soldi,
e chi rende realizzabile in tutto il mondo. Iervolino e Pegaso e Mercator hanno dentro il più grande fondo del mondo. Ci abbiamo, mi permetto di essere, essendo direttore scientifico, il primo fondo mondiale investe in un'impresa di un meridionale di Napoli, di Palma Campania esattamente, io lo chiamo l'Emiliano facendo riferimento a Parma Campania, in realtà, e lo ha fatto con un management completamente italiano del sud Italia. Questo noi vogliamo dare come segnale, perché in realtà tutta la visione romantica di questo mondo, Iervolino faceva riferimento alla, appunto al film, dico io qual era Per un pugno di dollari, anche se devo dire che il capolavoro di Leone di quegli anni è Per qualche dollaro in più, Per un pugno di dollari ancora una volta ebbe grande successo perché arrivarono i soldi, ecco, quello è l'esempio classico, Per qualche dollaro in più è geniale, Per un pugno di dollari fa il botto perché diventa commerciale. Ma Netflix è un esempio clamoroso, guardate, andate su Netflix e vedete Il fenomeno, che è un piccolo documentario sulla vicenda di La Casa de Papel. In realtà vi rappresenta quello che si deve fare nel cinema, credetemi, quello che, e noi quello vogliamo fare. E quello là. Allora, Presidente, siccome la più importante dirigente di della RAI ha preso e se n'è andata a Netflix, continua a dire ste robe qua e Del Brocco la prossima volta... E noi vogliamo fare la Netflix, dobbiamo fare la Netflix italiana. Voglio dire a Del Brocco, che Del Brocco sta lì, che lo sa benissimo, io penso, ma lo sa che è successo, no? Che c'era questa grande... Guardi, è un incubo, per bene, quelli che non sa... lo sa bene. Ma non nascondiamoci sotto la sabbia, cerchiamo di fare. E sempre Paolo, Filmano, io ho fatto un paio di cose con lui, è sempre direttissimo, perché ha quest'area del professore che non si scompone, poi ti dà delle mazzate micidiali, quindi adesso te la dico subito, te la dico subito, il rapporto, guarda, te la metto bene, il rapporto del cinema con le piattaforme, te la faccio un po' più, no, che sembro io il moderato, però è quello che ha detto Filmano, che è il tema che ci poniamo tutti quanti noi, obiettivamente, il rapporto con le piattaforme, però guardate che c'è un'altra, poi a Filmano gliela chiedo prima di Mattarella, però non gliela annuncio così non si prepara, quindi Del Brocco, continua con la cosa che dicevi prima, però rispondi su questa roba dei rapporti con le piattaforme, ti prego. Sì, allora, intanto è un confronto molto stimolante e credo che non vedo l'ora di incontrare di persona, no, ma lo dico sinceramente perché il tema del rapporto con le piattaforme, che mi vede molto rigido in questa fase da un lato, è un confronto stimolante perché le piattaforme sono una grande opportunità industriale, quindi non è che io disconosco quello che cosa vuol dire in termini di investimento, in termini di anche di creatività, anche se poi su questo, però, se ci dilunghiamo su questo veramente facciamo notte, insomma, sulla politica di Netflix francamente dovremmo un po' approfondire, perché Netflix fino ad oggi non ha prodotto nulla, questo è, ha acquistato molto bene, con grande lungimiranza, quindi abilissimi, per carità di Dio, poi però inviterei tutti a vedere i numeri di Netflix, che secondo me entro 3 anni, come dire, non c'è più. Detto questo, però, non c'entra nulla naturalmente col tipo di formazione di cui stiamo parlando, sulla quale invece io credo molto, perché è vero che, scusate, se volete finisco il discorso dell'OTT, però, sì. È un po' lungo, quindi non vorrei tediare la platea. Cerco di essere proprio sintetico. Per quanto riguarda l'industria italiana, cosa serve? Io chiaramente mi occupo di industria italiana, quindi devo pensare a quello. Se io ho un newcomer, un nuovo entrante che mi investe producendo serie, film, eccetera, va benissimo, è perfetto, serve, è complementare all'altro pezzo di industria già esistente, significa investimenti, significa contenuti in più, contenuti che poi sicuramente hanno una platea mondiale e quindi va benissimo. Se però si entra con un modo un po' opportunistico, non per allargare la torta, ma per andare a comprare magari quei 3-4 film migliori, come hanno fatto anche a livello internazionale, io penso a Roma, per una questione di marketing, è assolutamente una cosa fantastica per l'azienda Netflix, assolutamente, ma è marketing, cioè non è un investimento produttivo, non serve moltissimo ad allargare l'industria
italiana. Naturalmente questo ha bisogno di un approfondimento, se no vengo cazziato subito dal professore, quindi ha bisogno di un approfondimento naturalmente molto più specifico, e quindi non mi dilungo su questo. C'è un tema, facendo parte del servizio pubblico, anche di contenuti. È chiaro che il contenuto del cinema, cioè il cinema è un contenuto diverso da tutti gli altri, perché sapete perché? Perché non viene fatto per la televisione, e questo è importantissimo, questo è un fatto fondamentale, perché ha un tipo di linguaggio, ha una forma, una struttura di narrativa che non è per, dico, televisione, piattaforma, quello che vogliamo. E quindi ha la possibilità di essere più graffiante, anche più urticante, anche più crudo rispetto ai linguaggi delle varie serie, delle fiction, eccetera. Questo, a mio avviso, e poi racconta la nostra realtà, il nostro modo di essere, con tante storie diverse. Se si dovesse produrre il cinema solamente per le piattaforme sovranazionali, ci si dirigerebbe ad un pubblico, giustamente, di centinaia di milioni di persone, e quindi una standardizzazione dei contenuti. Se noi vediamo, senza critica per nessuno, perché ben vengano, le serie prodotte in Italia, le caratteristiche delle serie prodotte in Italia finora, magari adesso con Tinni Andreatta cambierà, sono delle serie che non fanno riferimento, non sono identitarie, e chiaramente io forse la vedo in un modo un po' stretto, ma essendo un uomo della Rai la devo vedere anche in quella direzione lì. Mi sono perso l'altro pezzo della domanda, Nicola, scusami. Secondo me questa vicenda l'hai fatta capire bene, però se posso fare una piccola obiezione su questa vicenda, no? È perché sei stato molto, molto diretto anche tu. Non pensi che probabilmente invece queste piattaforme stanno capendo che non possono essere, se mi permettete, la standardizzazione, il panino uguale per tutti, e stanno cercando di localizzarsi, e quindi arriveranno alla seconda fase, sì. Paolo, non la prendono per fare la serie sul McDonald's, immagino. Assolutamente. Ma io su questo sono d'accordo, io dico, no, cioè la mia non è una critica, io sono un operatore dell'industria culturale italiana, sono la cinema, la società che dirigo, no, non io naturalmente, un operatore dell'industria produttiva e culturale italiana, quindi sono interessato a che la torta della produzione industriale si allarghi, e che si allarghi in un modo utile sia per l'industria, e questo già lo si fa, sia per la produzione culturale identitaria. Quando raggiungeranno questi due elementi, e un po' nelle serie lo hanno fatto, ma nel cinema assolutamente no finora per quanto riguarda l'Italia, quando raggiungeranno questi due elementi, allora le piattaforme saranno un grandissimo supporto all'industria, alla cultura, alla produzione culturale, ai contenuti, ma io non credo che ci si arriverà, però ad oggi ancora no, ecco, questo è almeno il mio pensiero, però no. Devo dire la verità che mi stimola molto il professore, perché difficilmente riesco a trovare interlocutori su questo tema, quindi al di là è uno scambio anche, secondo me, che potrà essere utile anche per capire meglio, no, questi aspetti. Per quanto riguarda le nuove competenze, quindi le competenze, allora c'è un fatto. È vero, il cinema è ancora, lasciamo perdere la parte talent, è ancora abbastanza, ad una base di preparazione molto, non basica, perché ci sono grandi professionisti, però artigianale, cioè tutti si sono formati in qualche modo facendo le cose, no? Credo che serva invece una preparazione manageriale, cioè oggi il produttore non è un imprenditore in senso stretto, questo dobbiamo dirlo, ma deve diventare una figura di manager dell'audiovisivo. Quindi molte volte ci si imbatte in persone che, pur sapendo fare produttivamente, organizzare benissimo i film, i set e quant'altro, però non hanno delle grandi competenze di rispetto ai dati dell'industria, rispetto anche alle tendenze economiche, agli aspetti manageriali, agli aspetti di marketing, agli aspetti di commercializzazione. Vedono chiaramente il loro piccolo stretto orticello, giustamente sono imprenditori, però non imprenditori, sono produttori, però poi non vanno molto al di là di questo aspetto. E invece io penso che dal punto di vista della formazione, quindi ho accolto con grandissimo piacere questo nuovo corso di laurea, serve proprio una specializzazione nel settore. Serve acquisire delle competenze che siano sicuramente di stampo
produttivo, cioè come si organizza un film, come si organizza, come dire, un budget, ma dopo bisogna anche capire come si finanzia un budget, come si trovano nel modo migliore le risorse finanziarie. Bisogna avere degli elementi di marketing, capire quel tipo di prodotto, a che tipo di pubblico ci si rivolge. Bisogna capire cosa vuol dire la promozione. Faccio un esempio banale. La promozione dei film, fino a qualche anno fa, come veniva fatta? Veniva fatta con gli spot televisivi e con i flani e con la portellonistica. Queste erano fino, ma mica tanto, 7-8 anni fa, insomma, non parliamo di era geologica. Oggi la promozione, come si spende il cosiddetto P&A, che diceva il professor Mattarella, è completamente diversa. Ecco, dei manager della promozione ci sono già, sono anche persone molto giovani, ma sicuramente il campo può essere molto ampliato, perché le forme per arrivare al target di un film sono totalmente diverse, naturalmente partendo dal digitale, partendo dai social, partendo da tutti questi nuovi strumenti che già ci sono, ma secondo me necessitano di un affinamento soprattutto nelle competenze per arrivare più direttamente al target del film. Questo è uno dei tanti esempi naturalmente che possiamo fare. Vi voglio semplicemente, ci sono tantissime persone che ci seguono, ho visto sulla mia pagina adesso Facebook, una piattaforma che utilizza la nostra conversazione, la rende insieme a quella delle università, la rende più ampia, ci sono 20.000 persone che abbiamo raggiunto. Pensate un po' tu, Paolo, che cosa succede ormai nel mondo delle piattaforme, detto da un televisivo come sono io. Però un commento lo voglio leggere, se mi permettete, professore Mattarella, prima di arrivare a lei, di Massimiliano Panarari, che stimo molto, è un giornalista, un sociologo, probabilmente avete letto il suo libro ultimo sulla credibilità della politica, ci sta seguendo e dice: una delle direttrici delle serie, dice Paolo, e in questo forse ti dà una certa ragione, è infatti la glocalizzazione, e una parte di esse mescola cultura pop mainstream e identità locali e regionali del paese e dell'area. Cioè questo sforzo delle piattaforme, della glocalizzazione, forse non è qua il caso di parlare. Faccio un esempio, non è, sì. Già siamo in questa fase. Suburra è prodotto da Netflix, Cattleya e Rai Fiction. In realtà ve le faccio un esempio banale, quindi non è proprio vero che non siamo già in questa fase. Peraltro la 3 e la 4 di Casa de Papel è prodotta direttamente da Netflix, in realtà Andromedia era il produttore precedente quando hanno chiuso i battenti e non c'era neppure sul catalogo di Netflix il prodotto. In realtà all'improvviso gli attori si sono trovati milioni di follower sul Nicola, aggiungo che Suburra, il film da cui parte tutto, è stato prodotto da Rai Cinema. Ma non lo ricordo bene. Però è una produzione congiunta. Del film, non della serie, del film. Se continuate così, la Quarta Repubblica. Dove tra l'altro Alessandro Borghi, grazie a quella serie, in realtà è diventato chi sta diventando. È vero. Allora, adesso voglio fare un'ultima domanda, professor Mattarella, perché riguarda una delle questioni che abbiamo tenuto prima, perché la questione dei finanziamenti, della dimensione industriale, cioè non è più fatta con i quattro amici al bar. Il tema delle garanzie è un tema fondamentale, lo spieghi bene, la prego, per un pubblico anche vasto, non solo di addetti ai lavori. Poi però le voglio chiedere una cosa, perché abbiamo superato i 43 minuti e poi Iervolino dice che dobbiamo chiudere, però ci regalerà 5 minuti in più Iervolino, se avete pazienza. Prego, professore Mattarella. Beh, guardi, il tema delle garanzie è molto importante per il debito, per la parte, diciamo, di debito che viene, e anche per l'anticipazione eventualmente di tutte le agevolazioni, siano esse, diciamo, fiscali o comunque finanziarie, che possono sostenere un film. Dal nostro punto di osservazione di gestori del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ovviamente mi concentro su piccoli produttori, no? Su aziende non delle dimensioni ovviamente di Rai Cinema, ma su piccoli produttori, perché esistono anche quelli. E purtroppo abbiamo visto che negli anni pochissime banche hanno fatto accesso al fondo di garanzia, non si toccano, non si riesce ad arrivare a 200 milioni di finanziamenti garantiti nel totale. In questi ultimi anni, consideri che soltanto nei 3 mesi della pandemia, purtroppo, insomma, dovendo gestire
l'emergenza, il fondo ha garantito oltre 43 miliardi di finanziamenti soltanto in questi ultimi 3 mesi, per cui diciamo è una goccia nell'oceano. Le novità introdotte con l'aumento delle dimensioni aziendali possibili per accedere, perché la soglia adesso non è più a 250 dipendenti massimo, ma è a 499 dipendenti, sì, e l'importo massimo garantito per ogni impresa, che è salito da 2 milioni e mezzo a 5 milioni, secondo me può aiutare. In questo serve però che chi poi gestisce la struttura, costruisce la struttura finanziaria di un prodotto audiovisivo, sia informato e sia formato appunto sulle possibilità che tutto il mercato, che tutto il mercato della finanza offre anche da questo punto di vista. Bene, abbiamo veramente quasi concluso, però Fimanò, le voglio chiedere una cosa. Io sono avuto il privilegio di andare a colazione con Reed Hastings, che è il fondatore di Netflix, che era venuto in Italia, ci siamo visti, pensa un po' tu, nell'albergo in cui hanno fatto Suburra. Sai qual è l'albergo di Suburra? Sai quell'albergo dove c'era Borghi, che facevano tutto... Vabbè, insomma, lasciamo perdere, se no facciamo pubblicità. E Hastings che cosa mi ha detto? Guardate che noi stiamo studiando un altro elemento, e per questo lo voglio chiedere in virtù del vostro corso, e cioè l'elemento, adesso lo dico male, algoritmico, cioè c'è l'arte, c'è l'artigianalità, ma c'è un cacchio di c'è un cacchio di algoritmo, quanto tempo rimangono, cosa vedono, cosa gli piace, quando si... Dottore, questo è tutto, perché in realtà quando io l'ho fatto l'esempio con l'università, o col fatto che Ervolino adesso ha chiesto 50 minuti, perché anche noi ragioniamo su algoritmo, cioè le spiego, la lezione universitaria telematica è on demand e dura massimo 35 minuti, perché abbiamo studiato come si apprende, e quindi in realtà paradossalmente, mi riferisco a quello che diceva il dottore Del Broccio, i dati sono dati, l'allocazione efficiente delle risorse anche mentali sono fatti inconfutabili. Se in realtà io sono predisposto a vedere un film in una certa ora, a certe condizioni, realtà io lo faccio, punto e basta. Potrei, ma la professionalità c'è. Fimanò, questa è una professionalità pazzesca. Questa è fondamentale, certo, questa è la nostra base. Questa è la nostra base, in realtà, perché poi da questo viene il resto. Cioè da questo viene la capacità del produttore di allocare le risorse. Lei parlava prima di distribuzione. L'investimento sul lancio di un film è talmente grande anche in Italia che pure dei produttori indipendenti, le faccio uno scoop. Io sono stato presidente del collegio sindacale molti anni di una quotata nel settore, e poi presidente del consiglio di amministrazione, ho vinto anche un premio, quindi voglio dirle, giusto per dirle, non facciamo nomi sempre per ragioni pubblicitarie. In realtà voglio dirle, questo è il tema. Quando noi parliamo di un continuum tra, non è che voglio staccare il grande attore dell'Oscar da quello che fisicamente trova le risorse, eccetera, ma perché è un continuum, tutto si regge. L'investimento, anche un mero distributore ha da fare un enorme investimento, quindi la logica che mi piace quel film non può essere quella, ahimè, la logica, perché se no veramente rimaniamo, voglio dire, dei poeti disincantati, che è una cosa bella, è come in realtà scrivere poesie in Botswana, dove ci saranno poeti meravigliosi superiori a quelli americani, ma nessuno se li legge. Il tema è questo, noi portiamo la nostra esperienza in quel settore e la portiamo da queste logiche, cioè le logiche industriali, ahimè, sono logiche dove bisogna tenere insieme anche la qualità, e attenzione, tutto è sostenibile, non guardiamo sempre alle misure economiche come qualcosa che, le voglio dire, chiudo, ricordiamoci, io ho scritto un articolo questa settimana, sarò onorato se lei lo legge, sulla Harvard Business Review, sul ruolo dell'università. Ebbene, io le dico, il rapporto tra democrazia e formazione, in un mondo in cui ormai i 2/3 della ricerca e della formazione appartengono ai privati, e l'equilibrio sulla sostenibilità è fondamentale. Non mettiamoci da un lato i soldi e dall'altro l'amore. Devono stare insieme amore e soldi. Un matrimonio di interesse che in realtà funziona dal punto di vista dei sentimenti.
Bene, senta, devo dire, Iervolino, le lascio a lei le conclusioni, ci sono un sacco di domande, soltanto una, non è una domanda, ma ve la vedevo segnalare anche per il livello del pubblico che ci ha ascoltato, che penso che sia molto superiore rispetto al pubblico che ascolta me, fra un po' e scarica la batteria. Cosa ne pensate dell'eventuale divieto a livello europeo del geoblocking ed eventuale riduzione revenues legato alle licenze territoriali? Cioè, questo è il livello del brocco delle persone che ci ascoltano. Non possiamo rispondere perché la batteria del mio computer dura massimo 50 minuti, altro che digitale. Io sono praticamente morto, ma Danilo Iervolino spero che possa fare le conclusioni, oppure devo andare a trovare una presa a cui collegare il mio PC. Allora, sicuramente una cosa, degli apprezzamenti a tutti i relatori, ma poi al direttore del Brocco devo dire una cosa: i diritti del professore Fimmanò sono i miei fino al 2030. E come miseria. È bene, io già pensavo ad alcune cose, quindi vabbè, però potremmo parlarne, professore, non si sa mai. Il bello è che non sta scherzando, l'ho fatto per farlo contento. La verità è che questo è proprio un progetto di edu infotainment. C'è il connubio, il binomio, come dicevo prima, tra l'educazione, la formazione, l'informazione, l'intrattenimento, ormai è una miscellanea di azioni che portano proprio il cinema a meticciarsi con l'università, con la scuola. Quindi non potevamo che non presentare in una maniera così effervescente il nostro corso di laurea triennale Scienze e Tecnologie delle Arti e lo Spettacolo e del Cinema, in cui ai nostri ragazzi, ripetiamo, si insegnerà sociologia, psicologia, arte, cinema, storia, intrattenimento, performance, economia, copyright, distribuzione, comunicazione, proprio per dare le massime competenze affinché i nostri laureati possano avere un giunco quanto più vicino al mondo. Grazie ancora a tutti e a tutte le persone che ci hanno ascoltato, al nostro genio professore Fimmanò, il nostro direttore scientifico, ringrazio l'amico Bernardo Mattarella, ringrazio il direttore del Brocco, e un ringraziamento particolare, non voglio essere mieloso, ma al nostro amico Nicola Porro. Caro saluto a tutti. Buon lavoro a voi. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Grazie. Amore e soldi. È giusto.